Ciao ragazzi, oggi facciamo un po' di esercizi riguardo alla reattività, in particolare concentrati sulla reattività nelle ossidazioni. Allora, ad esempio, ipotizziamo di avere a che fare con un composto di questo genere. Ogni volta che vediamo sulla reazione la presenza di ossigeno, ricordatevi, sarà un'ossidazione. Allora, prima cosa da fare, verifichiamo, qui c'è un doppio legame con l'ossigeno, che cos'è? È un aldeide. Allora, cosa succede a un aldeide quando io la ossido? In una reazione di ossidazione, l'aldeide si trasforma in un acido. Che cosa vuol dire? Io mantengo la catena carboniosa, il mio doppio legame con l'ossigeno si mantiene, l'ossigeno che ho aggiunto va a inserirsi in questa posizione e quindi ottengo un nuovo gruppo funzionale, che è quello, spero che ricordiate, essere di un acido. Secondo tipo di possibilità, abbiamo a che fare questa volta con un chetone. Vedete? C doppio legame O è in mezzo alla catena, questa volta si tratta di un chetone. Allora, un chetone, a differenza dell'aldeide, non presenta idrogeni, perché ovviamente in questa posizione io ho già le due catene, vedete, una e una, due, 3 e 4, non ci sono altre possibilità di presenza. Invece ricordatevi che nell'aldeide, io non l'ho segnato, ma qui è come se ci fosse un fantasmino di idrogeno, ok? Nel chetone assolutamente no. Quindi nel momento in cui io volessi ossidare un chetone non riesco a fare nulla, non ci sono idrogeni da poter strappare. Cambiamo, ipotizziamo di avere un composto di questo tipo. Qui non ci sono gruppi funzionali, è il nostro amico alcano. Allora, gli alcani che cosa fanno? Come vi ricorderete, gli alcani sono degli inerti. Vado a controllare, c'è il catalizzatore? No, non c'è nulla. Quindi ovviamente non si forma nulla. Stessa reazione, aggiungiamo ossigeno. Questa volta sulla freccia di reazione compare il catalizzatore. La presenza del catalizzatore fa fare un'ossidazione completa, totale all'alcano. L'alcano si ossida nella forma di ossidazione più alta, che è quella della CO2. Ricordatevi che in CO2, essendo meno 2 il carbonio, l'ossigeno, il carbonio, scusate, diventa un più 4. In questa ossidazione completa, il carbonio di un alcano, visto che ne avevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, porta a 6 CO2. Gli idrogeni, ricordatevi che l'alcano ha sempre formula CN H2N più 2, quindi gli idrogeni sono 12 per 2, scusate, 6 per 2 12 più 2 14, quindi metterò un 7 davanti all'acqua. A questo punto gli ossigeni sono 7 dell'acqua e 12 della CO2 per un totale di 19 e quindi qui metteremo 19 mezzi. Ovviamente di nuovo è una reazione di ossidazione, anche questa, è un'ossidazione completa. Completa vuol dire che porta al numero più alto del carbonio. Il carbonio, ricordatevi che è l'elemento che possiede più numeri di ossidazioni in assoluto. Il carbonio va da meno 4 a più 4. Allora, in questo caso, invece, abbiamo a che fare con un alcol. Vedete? Questo è l'OH. Allora, gli alcoli, ricordatevi che dobbiamo sempre andare a determinarne il grado. Esistono primari, secondari e terziari. Come facciamo? Allora, andiamo a vedere l'OH del nostro alcol sul carbonio in cui è infilzato. Quante cose ha diverse da idrogeno? Le cose diverse da idrogeno sono 1, 2 e 3. Quindi deduciamo che questo è un alcol terziario. Gli alcoli terziari, essendo tutti pieni, praticamente non possono ossidarsi, quindi non avviene nulla. Se anziché un alcol terziario io invece ho a che fare con un alcol di questo tipo, allora che cosa cambia? Questo è il mio alcol, andiamo a vedere il solito OH, è infilzato stavolta su un carbonio con due cose diverse da idrogeno. Vuol dire che questo carbonio ovviamente
Non è pieno, vedete che non ha, ha una, due, tre cose. La quarta che gli manca è il nostro idrogenino. A questo punto noi abbiamo la possibilità, in una reazione ovviamente di ossidazione, di andare a togliere questo idrogeno che insieme all'altro idrogeno dell'OH e all'ossigeno del mio ossidante porterà a produrre acqua. Che cosa succederà? La mia catena carboniosa si mantiene esattamente uguale. Dove avevo il mio alcol, avendo perso gli idrogeni, otterremo un doppio legame con l'ossigeno e si formerà l'acqua, ripeto, ve lo rifaccio vedere, andando a inglobare questo idrogeno, quest'altro idrogeno e parte dell'ossigeno del mio reattivo ossidante. Cosa abbiamo ottenuto? Questo nuovo gruppo funzionale che, come ben riconoscete, è quello di un chetone. Quindi occhio, se io ho un alcol secondario, ricordatevi che questo qui era un alcol secondario, da un alcol settenario ottengo un chetone. Cambiamo, andiamo a prendere quest'altra molecola, sempre più ossigeno. Allora, come si ragiona? Prima cosa che devo fare, vado a vedere di cosa si tratta. C'è l'OH, ancora una volta è un alcol. Alcol di che tipo? Allora, prendo il mio H, vado a vedere il carbonio su cui è infilzato, conto le cose diverse da idrogeno, stavolta ce ne ho solo una, quindi è un alcol primario. In questo caso, ragazzi, mancano ben due idrogeni, uno e uno due, ok? Quindi è come se io avessi due fantasmini per arrivare sempre a totalizzare quattro legami al carbonio alcolico. Allora, ancora come nell'alcol secondario, ho la possibilità di andare a prendere un idrogeno qui e un idrogeno qui, che insieme all'ossigeno mi daranno acqua. Cosa faccio? Riscrivo esattamente lo stesso numero di atomi di carbonio. Piazzo un doppio legame con l'ossigeno più l'acqua che si è prodotta. Cos'è il gruppo funzionale ottenuto? Essendo terminale, C doppio legame O terminale, si tratta di un aldeide. Allora, proviamo adesso a vedere che cosa succede se io mi trovo con un C9H20 più ossigeno in presenza di catalizzatore. Allora, quando c'è il catalizzatore, di solito è sempre con gli alcani. Andiamo a verificare se si tratta di un alcano. 9 carboni, gli idrogeni sono il doppio più 2, questo è un alcano. Cosa fa un alcano con ossigeno? Si ossida con un'ossidazione completa, che vuol dire produzione di CO2 più acqua, più in realtà per essere precisi dovremmo mettere anche il calore, perché sprigiona calore. Quanti sono i carboni? Vado a vedere, 9 me lo dice già perché questa è una formula compatta, quindi andremo qui a mettere 9 di CO2. Gli idrogeni sono 20, vedete, e andremo a metterne 20 anche qui. E se ne ce n'è già 2 nell'acqua, ovviamente me ne bastano 10. Questo è scritto male, ma ovviamente è il 2 dell'acqua. A questo punto dobbiamo conteggiare gli ossigeni, quindi abbiamo 10, qui 9 per 2 è 18, quindi 28. In questa posizione metterei 28 mezzi, che ovviamente fa 14. Quindi abbiamo visto che cosa succede andando a rifare un'ossidazione di un alcano. Se invece avessimo una cosa di questo tipo, più ossigeno. Allora, quando compare l'ossigeno, ricordatevi, è la prima cosa da vedere. Che cos'è questo gruppo? Questo è il gruppo di un chetone. Allora, un chetone, nel carbonio chetonico, come vedete, ci sono già una, due, tre e quattro cose, è full. Quindi non è possibile andare ad ossidarlo. In questo caso non avverrà nulla. Andiamo a rifare una cosa di questo tipo. Più o due. Allora, che cosa dovete fare? Sempre riconoscere il gruppo funzionale. Eccolo qui, è un alcol.
È un alcol che presenta in questa posizione almeno un idrogeno? Sì, perché vedete che in questo caso io ho 1, 2, 3 cose. Me ne manca una, quella che manca è il mio idrogeno fantasma. Quindi ho la possibilità di andare a eliminare ovviamente due idrogeni per formare acqua, 1 e 1, 2, che insieme a quelli dell'ossigeno mi porteranno la mia acqua, più ritrascrivo esattamente la struttura carboniosa e vado dopo l'ossidazione a ottenere questo gruppo funzionale che, come vedete, essere quello di un aldeide. Di nuovo, supponiamo di avere una cosa di questo tipo. Allora, non cambia, anche se io qui ci dovessi mettere un bromo piuttosto che qualunque cosa. Se io aggiungo ossigeno, la parte che a noi interessa è quella del gruppo funzionale. È un aldeide. Un aldeide ormai lo sappiamo. Ops, scusate. Si può ossidare. E nell'ossidazione vado a ritrascrivere esattamente la catena, qualunque cosa ci sia, ragazzi, il mio C doppio legame O va a inserire l'OH e si trasforma ovviamente in un acido. Ok? Allora, a questo punto dovreste essere in grado di fare bene il test che vi ho assegnato. Mi raccomando, inviatemelo, è a tempo. Una volta che voi cliccate avete 30 minuti. Buon lavoro, a presto. Ciao ragazzi.